get 'em all. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte della Random Loca Pokémon Soul Silver. Finalmente, dopo tanto tempo, siamo tornati con la Random. Come vedete non ho la webcam perché ho seguito diverse puntate fa di Pokémon Neo. No, una puntata fa di Pokémon Neo. Sa bene che mi si è rotta la webcam, lo dico. Mi si è rotto non tanto la webcam, ma il programma con cui ci stava la webcam. Però ho anche alcuni problemi con la webcam, quindi la devo cambiare. E quindi per ora sentirete solo la mia voce, come è stato anche nelle scorse puntate. Solo che nelle scorse puntate non me ne rendevo conto, invece qua sono consapevole che sentite solo la mia voce e non vedete la faccia. Perché appunto mi sei rotta la webcam. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, continuiamo la nostra avventura. Siamo qua nel varco per la via vittoria. Ho allenato un po' la squadra, ho portato tutti i membri al 40, ovvero Raptor è al 40. Non ho imparato niente, se non mi sbaglio ho imparato Sgranocchio forse, statistiche neanche più di tanto buone, ma comunque al di là delle statistiche. Eling anche lui l'ho portato al 40, Boom ero già al 44, quindi buone. E Casciano al 38, l'unico non l'ho portato al 40, ma se non mi sbaglio hai condiviso esperienza? No, ce l'ha Edge ragazzi, però ve lo spiego strada facendo, è molto buono come Pokémon. E... ah, intanto Frago il Tempo è una mossa proprio fortissima, anzi gliela metto al primo posto. E poi un caso a parte è Gaiwan, che attenzione, come Pokémon è abbastanza buono, ovvero ha delle difese altissimissime, velocità molto buona, attacco anche buono, attacco speciale, insomma. Comunque è un Pokémon abbastanza buono e io non me ne sono mai reso conto, per questo ho depositato Meteor che non userò più. E abbiamo ancora una cattura da fare all'interno della via vittoria. Ora cosa succede? Se nella via vittoria trovo qualcuno di buono, lo sostituisco alla squadra e appunto abbiamo trovato il nostro sesto membro. Se no, andiamo ad analizzare tutti quelli che abbiamo incontrato nelle scorse puntate, intanto l'otto, perché se no ci si sta una vita. Andiamo ad analizzare tutti i Pokémon che abbiamo incontrato nelle scorse puntate e vediamo chi è più forte, e il più forte ce lo mettiamo in squadra. Almeno fino ad ora, perché poi tanto l'avventura la dovremo continuare e vediamo se nelle prossime parti, dopo la Lega intendo, troviamo qualcuno di buono. Allora, qui abbiamo lui che con martellata spero vada a KO. Oh mamma mia, ho detto tanta roba, ho detto tantissima. Hai fallito davvero, Lucellunare, sei stronzo, sappilo. Raptor non è malaccio, dai. È un attaccante, se non mi sbaglio, speciale. Non mi ricordo, è da tanto che non registro su Silver, appunto per questo problema della webcam. Io ragazzi ho cercato di risolvere in tutti i modi questo problema della webcam, ma non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta davvero. Intanto Edge sale al 25. Lui ci manda lui o lei? Boh, Sunflower, vabbè, io gli lascerei Raptor, che tanto gli facciamo un'eruzione. Buona di Raptor è appunto eruzione. Eruzione è buonissima. Fatti sciotta bestia. Ok, abbiamo sconfitto non con molta difficoltà questo allenatore e oggi andremo appunto nella via vittoria. Faremo la via vittoria, via vittoria credo abbastanza complicata, cioè abbastanza complessa la via vittoria. Ok, ti do il numero, lo sai, non dal punto di vista dell'allenatore perché non ce n'è neanche uno, ma dal punto di vista di percorso forse è la via vittoria più semplice perché non ci si perde, però non è neanche cortissima perché sto a comprare repellenti appunto e varie robe. Andiamo avanti. Sono gli allenatori che si sono fatti valere, possono passare. Oh, le 8 medaglie di Yoto, prego, accomodati. Certo, allora, qui a destra possiamo andare nella regione di Kanto. Oltre a questo punto c'è la regione di Kanto, ma per questa sede bloccata. E di là c'è il Monte Argento, che ci dovremmo andare nell'ultima puntata. Quindi, buone. Possiamo proseguire solamente dritti. Chi ho primo? Raptor. Vediamo se... io intanto non so neanche quante Pokéball ho, sinceramente. Ultra Ball è... ah, c'ho la Master Ball. Benissimo, non avrò paura a usare la Master Ball, Sì, dovrò trovare un Pokémon abbastanza buono. Signori, siamo dentro la via vittoria. Ho vari Pokémon, ho tutte le MN che mi servono. Vediamo chi si incontra. Dimmi che sei buono. Ah,
funziona così. Io un Pokémon di elettro ce l'ho, diciamo. Tanto ti facciamo uno sganocchio, vediamo che cosa succede. Hai un difesone? Hai un difesone? Cazzaiola, hai un difesone. Hai una difesa altissima. Sappilo, hai una difesa altissima. E mi serve uno che ha una difesa abbastanza alta. Perché c'è solo Kashano e non ha neanche un attacco altissimo, diciamo. Anzi, fai proprio schifo l'attacco, Kashano. Sappilo. Ti faccio. Io continuerei ad andare sui fisico, così non lo sciotto. Brutto colpo. Il grande culo. Capita, intanto le mosse mi lasciano un po' a desiderare, devo dire, eh? Anche te ti addormenti. Che palle. Allora, con una ultra voltata ho tirato. Ah, c'è la Squirrel. Ok, posso usare anche la Squirrel, certo. Velox Ball era meglio, devo dire. Velox Ball era meglio. E Casciano sta già dormendo, sì. Ah, sapete che io ci metto? Allora, io ci metto il carissimo Elegant, che ha l'abilità che si sveglia subito. Così facciamo in 4 secondi, almeno spero. Ok, gravità. Che ti faccio io a te, che sei tutto super efficace? Forza! Drago Pulsa, eh? Non hai un attacco molto, molto alto, però vediamo cosa ne possiamo fare. Vediamo cosa ne possiamo fare. La Master Ball non la uso perché c'è anche la regione di Kanto. Cioè, prova a non usarla almeno. Due, tre. Sì. E poi, quando arriviamo all'era Pokémon, vediamo un po' tutti. Vediamo tutti i Pokémon della nostra squadra e vediamo se è buono anche Manette, che tra l'altro so già il soprannome. Dimmi se sei maschio, ti prego. No, vabbè, sei femmina, non me ne frega niente, ti do lo stesso soprannome. Tanto è uguale, ti chiamo Lightning. Certo, da pronunciare sarà una vita, però. Anche se ho già il palmo di violetto, non me ne frega niente. Lightning. Sì, Light. Anzi, chiamiamolo Fulmine, così, all'italiana, perché, boh, non mi piace. Cioè, Lightning alla fine, boh, per una femmina, non mi piace. Fulmine io lo vedo adatto un po' a tutti e due. Se era maschio, ecco, lo chiamavo Lightning, ma femmina proprio no. Fulmine è stato trasferito nel box 1 e vediamo alla fine chi sarà. Ah, ce l'ho le cose sali? 8, addirittura? Allora usiamola su Elegant. Usiamola anche su Kashano, via. Quindi, per ora lo squadrone è, non si sa se c'è Manectric. Non si sa se c'è Manectric, io tra l'altro ho alcuni Pokémon che davvero, davvero non li tocco da una vita. Comunque, muoviamoci, via. Devo fare tutta la vittoria, ci siamo già a 7 minuti e 50 e non ho combinato niente in realtà. Quindi, non la so la strada della mia vittoria. Qui c'è. Ah, intanto cercherò di prendere la maggior parte degli strumenti, se è vero che è uno strumento. Mi fa sperare tanto tempo, non lo raccolgo e se no ci metto una vita. Ma nel momento mi dispiace però che non mi potete vedere. Pozione, davvero? Quanto mi dispiace non mi potete vedere, cioè che non mi possiate vedere con la webcam, mi dispiace davvero tanto. Però alla Lega cercherò di risolvere, eh? Perché non posso fare la Lega Pokémon senza webcam, via. Non posso proprio. Prendiamo lo strumento. Cura totale, sempre buono. Ah, tra l'altro devo farmi la scorta di un monte di pozioni. Non mi ricordo se nella scorsa parte. Pozione. Mamma mia, che pro, ragazzi, strumenti nascosti. Non so se nella scorsa parte vi ho fatto vedere quanti soldi. Perché tanto non registro, eh. L'ho già detto. Se vi ho fatto vedere quanti soldi ho, tantissimi soldi, non credevo neanche io. Quando l'ho visto ci sono rimasto davvero male. Ok, finito le pennate, se ne metto un altro. Tanto mi sembra che abbia anche dei repellenti max. No, solo. Sì, dei super repellenti. No, solo repellenti max, davvero. E così pochi tra l'altro. Allora, se vai qui. Ok, ma se io devo fare tutto questo percorso per uno strumento, che cacchio lo faccio a fare? Cioè, meglio non prenderlo lo strumento. Alla fine prendiamo le scale. Ah, prendiamo le scale e vediamo dove ci portano. Ci portano qua. Via Vittoria ancora. Vediamo. Proviamo a salire qui in cima. Vediamo che cosa ne sarà. Come
Come minimo ho sbagliato strada e me la prendo un DQ. Qui c'è uno strumento nascosto. No. Peccato, peccato. Anzi, intanto io voglio mettere per primo boom, perché dovremmo affrontare una sfida abbastanza difficile oggi. E chissà se non ci muore un Paimon. E se ci muore un Paimon è un problema, perché praticamente per fare la Lega Paimon è un casino. Ok, usciamo qua e atterriamo appunto qua da quest'altra parte e vedremo. Allora, come posso fare io con questo massimo per prendere quella Pokéball? Io posso fare così, 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 in realtà non succede niente, ok? Quindi pace. Ah, vediamo, allora facciamo il countdown, mi sembra ci rimangano 5 repellenti. Sì, 5 repellenti, ora 4. Cacchio, spero di non finire repellenti, perché se no è un problemone. Non avevo fatto caso a questa cosa dei repellenti, proprio zero. Ok, ritroviamo l'uscita. Anche se non mi sbaglio non c'è la scala per l'uscita qua. Esattamente, mi sembrava fossero stati troppo gentili. Ecco, ora c'è da tirare a caso, signori. Ah, proviamo qua, dai. Dove vengono i forti? È la strada giusta? No, non lo so in realtà. Vediamo. Sì che è la strada giusta, ma eccolo. Allora abbiamo tempo, aspetta. Tu vorresti partecipare alla sfida della Lega Pokémon? È vero, l'uscita di Via Vittoria è da questa parte, proprio lì vicino. Ma come avevi notato, non ci sono allenatori in giro. Ce ne fosse uno degno di sfidarmi. Almeno l'impresa di arrivare fin qui ti è riuscita. Ma questa impresa termina qui. Infatti ti pentirai malamente di avermi incontrato me. Matti vs Gino per l'ultima volta accanto. Sì, accanto a Yoto, buone. Sei Poemo, ragazzi, quindi sfida molto molto difficile. In realtà anche dei livelli molto alti, come potete appunto vedere. Gli facciamo un notte spezza, che è super efficace, se non mi sbaglio. Oh yeah. Pokémon Sole e Luna con Filmed, in realtà con Filmed davvero, però in questo numero di horror non hanno fatto uscire niente. Gallade! Ok, lasciamo boom e io mi devo ricordare sempre le mosse perché non lo so. Ah, spennata. Strizzata, attenzione, non ci fa molto. Spennata, mi sembra che le pozioni max le abbia comprate, quindi dovremmo stare al sicuro per quanto riguarda le pozioni. Per il resto non lo so davvero, quindi prepariamoci al peggio. E già sarà il 26. Ah, poi saranno tutti allenati, Eleking. Se dicevo saranno tutti allenati, ebbene sì. Tutti allenati fino al livello quasi 50, quasi tutti al 50, credo. Ok, l'attacco di Eleking cala, peccato. Ti butto giù lo stesso, anche se mi ha fatto la monte l'attacco, però è sconveniente lasciare Eleking perché con l'attacco credo dimezzato, credo. Allora, io ci posso mettere ora il grandissimo boom, che con spennata credo, spero soprattutto, vediamo dopo, non le voglio gufare. Ci manda Infernape, bene in puntura. Ci fai un po' un veleno in puntura, eh? Ci fai parecchio, anzi, un veleno in puntura. Ok, diciamo che... Ok, arriva in puntura, non crittare. Ok, non ha crittato, perfetto. Per chi non è tecnico, crittare vuol dire brutto colpo. Vediamo, prossimo Paimon sarà... Dimmi non è Lugia. Allora, se mi mandano Lugia davanti, è la fine. Perché Lugia, soprattutto se me lo manda il campione, è la fine. Mi muoiono tutti e si termina la Nuzlocke proprio. Proprio a bestia. Perché, come avete visto, Lugia è davvero, davvero molto forte. Ok, Bagon va giù con colpo di Ashano, davvero. Grande Ashano, davvero. Ti meriti tutta la mia stima, ci sarà al 27. Tatwig! Io lasciamo Ashano a questo punto, dai. Lasciamo Ashano e vediamo cosa ne viene fuori. Tartwig, gelo raggio.
Ok, al 40, Tartwig al 40, due livelli avanti a noi, ma non ci preoccupa per niente, sconfitto Gino, ragazzi, con una semplicità pazzesca. Peccato che non mi potete vedere nella webcam perché ho una faccia proprio felicissima in questi momenti di aver sconfitto Gino in 3 secondi. Davvero, ci ho messo meno. Questa vittoria stava molto molto ganza, perché a Pavon Platino ci ho messo una vita per farla. Non ho rinunciato a diventare il più grande allenatore, devo solo scoprire perché non riesco a vincere. Vedrai come sarò forte allora. Quando lo scoprirò ti sfiderò di nuovo e ti darò una lezione che non dimenticherai mai. Ok, grazie Gino. Ragazzi, io non ve lo vorrei dire, perché mi sembra di essere un po' insistente, ma siamo arrivati all'altopiano blu. Con questa musica molto, 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 molto. Cioè che dà un'aria di sfida molto. Quindi ragazzi, ecco, una cosa che non ho detto, poi andiamo a controllare il box. Come strutturerò la Lega Pokémon? Allora, farò 2 Super 4 la prossima parte. Altri 2 Super 4, suonavo l'orologio, sono le 4. Altri 2 Super 4 nella prossima parte ancora. E nell'ultima no, tra 2 parti affronterò il campione e basta, e poi ci saranno i titoli di coda. Ora. Vediamo sinceramente qual è il Pokémon più forte tra tutti questi. Posso anche guardare i Pokémon vecchi, ovvero come il grande, me ne ero totalmente fregato di il grande, ma in realtà potrebbe anche avere statistiche buone, non si sa. Allora, e cominciamo, è Pippo. Evita riduzione delle statistiche se subita cosa? Ok, mosse non molto buone, difese alticce. Comunque, boh, il grande io lo lascerei da parte perché non è un buon Pokémon. Mega Star, non mi ricordavo neanche davvero. Lava Sbuffo è una mossa tipo fuoco e abbiamo solo una. Strumento Baccamela, che prenderò subito, sappilo. Statistiche. Buone, 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 mi piace Mega Star. Sasso, che però non posso evolvere fino all'ultima forma. Statistiche tanto le cambia, anche in realtà anche Megastar le cambia le statistiche, però Orsetto che si evolverà in Ursaring. Mosse molto 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 buone, statistiche molto 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 buone. Su Orsetto ci posso fare un pensierino, ragazzi. Orsetto davvero è un Pokémon buono, lo affronterò anche con Edge, vedremo cosa ne verrà fuori. Calamitoso saltiamo la pie pai, però no, scusate. Questa al 16 ha delle statistiche molto buone come difesa speciale, ma di difesa basta un colpo e va giù. Inoltre l'attacco e l'attacco speciale non sono molto buoni, quindi preferisco. No, preferisco il setto per ora. Ching, no, proprio no. Indian, alla faccia Indian, al 14 ha delle statistiche molto molto buone. Insomma, difesa non molto buona, velocità proprio delle peggiori. Però mosse, dai. Ci può stare. Fish 23 e questi livelli boh, davvero davvero davvero. Meter proprio lo lascerei fuori perché non è molto buono. Cactus, ecco i nuovi Pokémon. Minchia, che bello, che bello, che belle statistiche, che belle statistiche, almeno la difesa molto buona. Toxic, dovremmo aspettare che ci si evolva delle mosse davvero buone. Geodenti, fuoco pugno. Boh. E per ultimo. L'avevo capito, avevi una difesa molto alta, ma non c'era bisogno di dirmelo così. Non c'era bisogno di dirmelo così. Allora, l'autodistruzione di Ken Capo è impedita. Ganzo, se mi parasse l'autodistruzione sarebbe fighissimo, perché faccio un po' di danno all'avversario, ma non lo ricevo per me. Allora, in realtà, Manectric, ovvero Fulmine, è il Pokémon forse, forse, più buono tra tutti quelli che ho visto. Perché? Allora, intanto ha mosse speciali, non è buono, ma io voglio ora vedermi cosa mi fa imparare questo di fisio. Allora, Orsetto o appunto Manectric. Intanto vi faccio vedere anche le statistiche di Gary One, visto che ci siamo. E Gary One ha 115, 106, molto buone. Gli altri non più, cioè, soprattutto l'attacco speciale scarseggia. Di difesa è messo molto bene invece, in realtà. Anche Cactus è molto buono.
E Cleffa, e sì, scusate, Rossetto è molto buono. Cleffa, tra l'altro, non gli ho dato. Sì, gli ho dato il soprannome. Thaddeus è molto buono. Volevo vedere cosa potevo imparare questo di fisico. Daniela, ora te tu aspetti. Volevo imparare cosa. Volevo vedere, scusate, cosa impara di fisico. Allora, questa no. Questa no, caduta massima è fisico. Lo impari? Perché è tutto random anche le MT, eh. No, non lo impara. Crista al colpo è speciale, nada. Ah, è martellato? Fisio? Davvero? Vediamo se lo puoi imparare. Sì, che lo vuole far insegnare, lo puoi imparare, benissimo. Quindi martellata è una potenziale mossa da insegnargli. Nube a compressione, ripeti, Drago Danza. Qualcuno lo può imparare Drago Danza? Sapete, non lo so. No, nessuno può imparare Drago Danza, peccato, peccato. Tuono shock, forza segreta, taglio furia e poi le MN. Insomma, vediamo un po' l'allenamento questo che cosa ci potrà fare. Io sarei molto 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 intenzionato a portarmi lui, a portarmi Fulmine, che sembra poi molto 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 buono. Gli insegnerò sicuramente martellata. Poi le altre statistiche soprattutto mi piacciono da confrontare anche con quelle tipo di Casciano, sono uguali quasi tutte, però lui c'ha meglio tutto. Cioè, è molto 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 buono Fulmine. Quindi ho deciso nella grafica ora, ragazzi, comparirà Fulmine. Quindi, nella prossima parte, appunto, saranno allenati tutti a dovere. Compriamo le pozioni, ci avventureremo verso il primo Super 4 che si trova in cima a questa scalinata. E varcando quella porta entreremo nelle sale della Lega Pokémon. Quindi da Materializzare 1 è tutto, noi ci vediamo in un prossimo episodio di Pokémon Soul Silver e Random Lock. Ciao a tutti!